Appassionati di calcio, ben ritrovati. Vi invitiamo all'ascolto di Juventus, una signora per due. Cari amici, sarebbe il caso di dire vicini e lontani, bentrovati nel nostro consueto appuntamento Juventus, una signora per due. Iscrivetevi al canale, come già state facendo, se no, come dici tu Ezio, chiediamo ad Allegri di rinnovare il contratto per altri 6 anni con 6+6. Battute a parte. E sempre con Decilio capitano. Esatto, come stai? Ma guarda, come sto? Sto in attesa. Non in dolce attesa, perché quando riguarda altre situazioni, sono in attesa di vedere, di constatare se questi rumors relativi tanto alle new entry quanto alle dismissioni troveranno riscontro nella realtà. Intanto al momento sono perplesso relativamente. Mi perprime un certo tipo di politica sociale. Allora, no? in questo appuntamento, vabbè, i nomi che si fanno li conosciamo tutti: Di Maria, Perisic, Pogba, virgola, meglio Milinkovic, però mi sembrano usati sicuri, no? Alla fine. Ma guarda, c'è un po' questa contraddizione tra la linea giovani e la volontà di creare un instant team, una squadra. Guarda, ti butto lì l'azzardo, mi ricorda la prima Inter di Marotta, questa presunta campagna acquisti, vale a dire prendere dell'usato sicuro per cercare di portare a casa immediatamente la Banana League, perché ovviamente non può essere un progetto di respiro europeo. Sono nomi, soprattutto Pogba, che peraltro oggi quasi tutti i gazzettieri danno sostanzialmente per fatto, ed è il nome, a mio avviso, certamente più accattivante, certamente più utile, certamente sarebbe un'iniezione di qualità per una terra di mezzo veramente povera. Anche lì con qualche incognita, Massimo? Sì, io andrei, andiamo in ordine, parliamo subito di Di Maria, che era già in orbita Juve. Vi facciamo questi nomi perché questi sono i nomi attualmente più, diciamo, più caldi, non solo per il clima, esatto. Per cui Di Maria nei radar già tempo addietro, e adesso sembra un affare perché arriva a parametro zero. E secondo me è un nome che può scaldare, anche se siamo di fronte a un usato, diciamo, tagliandato mediamente sicuro, perché poi sappiamo che quando arrivano alla Juve parte l'acciacco, no Ezio? Sistematico. Sì. Parliamo da Di Maria, vediamo un attimo come la vedi. Guarda, passiamo da Di Maria, è un giocatore per il quale io negli anni ho sempre stravisto, Massimo. Sì, me lo ricordo. Giocatore che mi intrigava, mi appassionava, è il fideo, che significa lo spaghetto. E che ho avuto modo di seguire già dai tempi in cui militava nel Benfica. Insomma, un giocatore che ha adorato, una somiglianza tra l'altro anche più che inquietante con Fausto Coppi, non so, è vero, se ci avete fatto, vero, se ci avete fatto caso. Giocatore straordinario, però insomma 34enne. Premesso che in questo miserrimo campionato italiano Di Maria comunque sarebbe uno dei giocatori, come si dice oggi, top, ho qualche perplessità sull'opportunità di ingaggiare un 34enne a costi comunque importanti, perché non dimentichiamo, io non voglio, non è che la lingua batta dove il dente duole, ne sto facendo anche una questione economica. Probabilmente noi pagheremo Di Maria 34enne molto più di quanto avremmo pagato Dybala 28enne. Ora che Di Maria sulla fascia possa ancora fare in Italia possa ancora sicuramente fare la differenza è assodato, ma attenzione, come esterno d'attacco, perché se il facente funzioni gli chiederà di fare la doppia fase, come molto probabilmente accadrà, e gli accorcerà
e probabilmente, come dire, stigmatizzerà la fine di una carriera nel giro di una stagione, Massimo. Perisic, si cerca un altro Mandzukic? Si cerca Massimiliano Allegri? Ma guarda, dipende, perché sai, Mandzukic, che entrò nel cuore dei tifosi bianconeri nel momento in cui venne spostato dalla posizione di centravanti a quella posizione ibrida di ala mezzala. E perché vi si ricorse? Vi si ricorse per sopperire all'enorme voragine creatasi dall'abbandono di Paul Bill Pogba. La Juve mancava qualcuno che in quella zona del campo sapesse interpretare la fase difensiva, la fase propositiva, e che garantisse anche qualche gol. Ora, poiché Mandzukic, come sappiamo, era uno che in panchina mai e poi mai ci sarebbe andato, si è adattato ad una soluzione per lui di ripiego rispetto alla sua indole di centravanti, anche se all'inizio della sua carriera aveva giostrato sull'esterno, anche per la necessità di far giocare tutto il parco attaccanti di cui in quel momento la Juve disponeva. Ti dico, Ezio, ho sempre amato molto Mario Mandzukic per tutto quello che ha fatto, esaltato poco, ma ricordo un grandissimo gol nella finale di Champions, dove ce la famo, tra l'altro poi si sono verificati degli eventi. Ma è saltato anche troppo, Massimo, sì, se vogliamo. Tu dici? Ma io dico, perché sai, io da cultore per me il calcio è anche fondamentalmente, poi c'è dell'altro, ma fondamentalmente tecnica. Ora non è che Mandzukic ne fosse sprovvisto, però lui è entrato nel cuore della gente nel momento in cui ha cominciato a produrre tackle difensivi in serie per il chiaro, evidente attaccamento alla maglia che ha mostrato, per il fatto che questa maglia la sudasse fino alla fine, come recita il motto di casa Juventus. Però sicuramente in quella posizione, va detto, era un ripiego. Io sono molto contento e soprattutto devo ringraziare i ragazzi. Io sono molto contento. Juventus, una signora per due. Perisic ha caratteristiche un po' diverse. Perisic ha caratteristiche un po' diverse, decisamente. Però tutta la vita, devo dirti la verità, secondo me è una scelta che potrebbe essere azzeccata. Anche lui, ma anche su di lui gravano alcune incognite, non soltanto legate all'età. Gli va riconosciuto il fatto di essere integro fisicamente. Però è anche vero che lui ha espresso il meglio di se stesso all'Inter. Perché non va dimenticato che all'Inter c'era già stato e se ne andò al Bayern di Monaco per vincere tutto, e poi ovviamente tornò. E soprattutto un esterno offensivo. Quali sono le incognite? Le incognite sono che lui ha reso moltissimo in un sistema di gioco, in una quadratura di squadra, in un'idea di squadra che è stata formata da Antonio Conte e poi in qualche modo rimodellata da Simone Inzaghi, in una squadra che, a prescindere dai nomi, a prescindere dalla caratura tecnica degli interpreti, comunque non avrà né capo né coda, perché sappiamo perfettamente che se acquisiscono questi uomini per l'attuale guida tecnica è perché si sono perfettamente resi conto che questa guida tecnica non è assolutamente in grado di insegnare calcio a nessuno, e quindi ha bisogno di gente pronta e che faccia il proprio. Ecco, per cui no, voglio dire, in una squadra senza capo né coda, uno come Perisic potrebbe smarrirsi, come si smarrì nell'ultima fase della sua prima esperienza interista. Allora, Pogba lo conosciamo, però naturalmente noi siamo di, come dire, gusti difficili, e quando arriva un nome ne accostiamo immediatamente un altro. Uno dei paragoni è stato fatto: sì, però anche lui non ha brillato, non è diventato quello che doveva diventare, meglio Milinkovic. No, beh, adesso attenzione, Pogba intanto al Manchester United non ha trovato
la squadra che forse o probabilmente pensava di trovare. Non ha disputato delle stagioni, soprattutto le prime, molto sottovalutate, perché per conclusioni, per assist serviti si è sempre distinto. Poi ha cominciato a rincorrere in una serie di problematiche fisiche. Prima di questo collegamento, di questo video, sono andato a controllare quante partite ad esempio ha saltato negli ultimi 3 anni. Massimo ha saltato 34 partite nelle ultime 3 stagioni, più o meno una decina a stagione, che considerando il ritmo di gioco che c'è in Inghilterra non mi sembrano assolutamente una enormità. Certo, oggi ha 29 anni compiuti, va verso i 30, non è più il ragazzino sfrontato che abbiamo imparato a conoscere. Soprattutto io gli farei una domanda, se mi fosse consentito, perché come tu ben sai sono un po' perfido. Quando lui se ne andò disse che Torino per lui era stata una splendida vacanza e che tornava a casa, perché per lui Manchester era a casa. Ora, se dovesse tornare, come è ragionevole supporre, io gli chiederei se si sente di nuovo in vacanza e se così è, vede di renderla remunerativa. Per terminare, meglio Milinkovic o lui, visto che il dubbio sta rosso? Ma meglio Pogba, tutta la vita. Il Pogba della nazionale francese è un qualcosa di assolutamente straordinario, tra l'altro giocatore centrale nella terra di mezzo e non più esterno, e non più interno di sinistra. Dopodiché, se vogliamo discutere Pogba, dopo che in quella zona del campo abbiamo gli Arthur, ritorneranno i Ramsey, abbiamo i Rabiot, i Locatelli, i Becchini, allora secondo me è finito il calcio. Milinkovic-Savic, forse, solo forse a mio modesto parere, ottimo giocatore per una squadra di classifica medio-alta della Banana League, tutto da verificare ad altri livelli. Se a 28 anni gioca ancora nella Lazio, io qualche domanda me la farei, anche perché a dispetto delle richieste che Lotito può formulare, soprattutto in Premier League, che dove problemi di soldi proprio non ne hanno e che quindi queste richieste potrebbero soddisfarle in un amen, se è ancora lì, forse motivo c'è. Allora, ci vediamo nei prossimi appuntamenti, ricordatevi di iscrivervi al canale, grazie per quello che state facendo e nel prossimo video, prego, l'ultima. Una raccomandazione, perché noi sappiamo che molti di voi, e di questo vi ringraziamo, vengono a vedere i nostri video. Io dico, ma perché non vi iscrivete? Ma fate contente queste due povere persone. Fate contente. Allora, nel prossimo appuntamento, vabbè, naturalmente poi post partite d'altro, la cura arriva bene, perché hanno salutato e stanno salutando in tanti. Ci vediamo prestissimo. Ciao! Aug! Ah no, qualcuno deve chiudere la porta. È l'ultimo, per favore, chiuda sta porta. Grazie. È finita! Match sostanzialmente equilibrato. Il triplice fischio finale manda Maletto e Tadorni negli spogliatoi. Juventus, una signora per due.